essa gata. Tem uma música do BK que ele fala banho de mar, não é? These roads of flames are catching a fire. Al final yo sé que voy a estar bien, mi corazón va a volver a amar, voy a volver a ser feliz, a confiar, pero por el momento me toca hacer lo mejor para mí, porque soy lo único que me queda. Giulia, Johnny, guardate, sono un... un gatto Rex, un tiranno gatto, un... Raga, dove siete? Dai. Giulia! Oh, Giulia. Dove siete, raga? Giulia, non ti muovere! Non può vederci se non ci muoviamo! Surry heavy, wey, al jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma. Esa falda, chiquitita, ay, qué bonita. Eccoci qua, come faccio a fermare l'acqua che esce di continuo dal mio water? A volte è molto, a volte è solo un filo. Allora, in questo video cercheremo di spiegare quali sono le cause dei difetti classici della cassetta Geberit, che sono appunto quando scorre molta acqua e non si ferma e quando invece ne scorre appena un filino, che però poi finisce per incrostare, di calcare il nostro sanitario. Vedremo le cause e come risolvere le possibili soluzioni. In questo caso parliamo di una cassetta Geberit, portiamo la placca verso l'alto per sganciarla e poi la solita procedura di portare in basso il fermo azzurro e di far ruotare i pignoncini di 90 gradi. Una volta fatto questo il cestello è libero, possiamo estrarlo. Tolto il cestello ci troviamo davanti un'altra placca che va sganciata portando verso il basso i due gancini che ci sono in alto. Una volta portati verso il basso la facciamo uscire e appunto liberando i due tasti che sono attaccati al castello. Il castello va fatto ruotare verso l'alto e così l'abbiamo liberato. Arriviamo a noi. Cerchiamo di capire quando si verifica il problema di una forte fuoriuscita d'acqua continua. È colpa sicuramente del galleggiante. Faremo una piccola prova.